2,5 milioni per interventi di manutenzione delle strade dell'Aretino, riqualificazione del verde pubblico ed interventi per quanto riguarda la pubblica illuminazione. Tutte opere e lavori pubblici che insisteranno sia nel capoluogo che nella periferia e frazioni e che saranno appaltate entro la fine del 2016 e partiranno al massimo nella primavera 2017. Questa è la cifra messa a disposizione completamente dal Comune di Arezzo e le tempistiche degli interventi presentati dall'assessore ai lavori pubblici e vice sindaco Gianfrancesco Gamurrini e dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. Abbiamo dato priorità alle periferie così come promesso durante i giri che abbiamo fatto durante l'inverno scorso, quindi interverremo nelle frazioni di Quarata, Santa Firmina, Salleo, Rigutino, illuminazione prevalentemente, anzi assolutamente, nelle frazioni ci sono interventi per circa 200.000 euro e altri interventi nel verde pubblico, nei parchi pubblici abbiamo previsto l'installazione di 3 percorsi salute specificatamente nel parco di Via Ducci, nel parco di Villa Siveri e nel parco di Via Leone Leoni ed altri interventi puntuali all'interno di residui scolastici dove verranno ripristinati verde e giochi per i bambini. Quello che è importante sottolineare è che il tipo di lavoro che viene fatto non è una semplice passata di tappetino d'usura che dura il tempo l'espace d'un matin, ma è la vera ristrutturazione dell'intera pavimentazione stradale, quindi magari qualche strada in meno ma realizzata meglio perché duri di più. Novità in vista anche per l'area sud del centro cittadino Saione, Pescaiole e Pionta. L'assessorato e gli uffici tecnici comunali sono al lavoro per ultimare il progetto utile alla partecipazione al bando ministeriale da 18 milioni di euro per la riqualificazione delle periferie e dei luoghi degradati. Noi ce la mettiamo tutta, abbiamo fatto di tutto per presentare qualcosa di credibile, ancora oggi gli uffici stanno lavorando, lavoreranno tutto il mese e speriamo di tornare a settembre o meglio a ottobre-novembre perché tanto ci vorrà per avere qualche risposta con qualche buona notizia.